Buongiorno, bentornati ai tutorial sui passi base della danza orientale. Oggi ne facciamo uno famosissimo che si chiama Hagalla e prende il nome dalla danza beduina El Hagalla. È un movimento che si fa con i fianchi. Ci serve avere imparato il passo del deserto che abbiamo studiato ieri, perché la maggior parte del movimento è un twist con l'anca che sprofonda come se stessimo danzando sulla sabbia. E due ancheggi verticali. Esistono due varianti di peso e due varianti di tempistiche, li vediamo piano piano. In ogni caso è sempre, quasi sempre, utilizzato in velocità e in camminata, quindi una sorta di shimmy, è conosciuto anche come tre quarti shimmy, poi ogni scuola insomma lo chiama in maniera diversa. Sono proprio tre movimenti su quattro tempi. Allora, partiamo piano piano, tenendo il peso nella prima versione in avanti. Facciamo piede sinistro come il passo del deserto che abbiamo fatto ieri e due ancheggi. Passo del deserto e due ancheggi. Twist, scendo, ancheggio, ancheggio. Scendo, verticale, verticale. Prova a farlo sul posto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Facciamo di spalle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, twist, ancheggio, ancheggio, twist, scendo, ancheggio, ancheggio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, come vi dicevo prima, varianti di tempo. Adesso abbiamo fatto, a parte in quello veloce, in quello lento, abbiamo fatto una pausa nel quarto tempo, cioè abbiamo fatto 1, 2, 3 e al quarto non abbiamo fatto niente. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora invece facciamo la variante della pausa sul 2, ovvero facciamo l'1, al 2 non facciamo niente e poi 3 e 4 e riprendiamo subito. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Non cambia niente fra i due tipi di Hagalla, è solo un modo diverso di danzarlo e diciamo che comanda molto anche la musica che stiamo eseguendo, se lo facciamo soprattutto lento. Adesso facciamo una variante di peso. Fino adesso abbiamo ottenuto il peso del numero 1 sul piede della gamba avanti, peso avanti. Ma lo si può fare anche con il peso dietro. Questa è libera. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. 3 qua. Sembra che non ci sia differenza visto così, però vi assicuro che c'è. Quindi se mi metto qua, peso in avanti sarebbe così, ta, 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 ta. Peso indietro, peso dietro, ok? Quindi li facciamo tutti e due un po' più veloce. Prima peso sulla gamba avanti, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Peso sulla gamba dietro, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Come va? Bisogna essere molto allenati nel twist e negli ancheggi per arrivare a fare la galla senza neanche pensarci, cioè camminare, fare questa camminata con i tre quarti scimmi o la galla senza pensarci. Esiste naturalmente anche il relevé. Quando lo facciamo continuo diventano tante terzine, quindi non c'è più il numero 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, buon allenamento. Vi lascio come sempre una piccola sequenza coreografica con il passo che abbiamo studiato. Oggi eseguirò l'estratto di una coreografia del grande maestro egiziano Mahmud Reda dal titolo El Hagalla.